animali assolutamente presi in natura, è un tipo di zebra particolare che è quello che viene allevato apposta per la carne. Per noi è solamente un mettere sul piatto una novità, ma ovviamente non è sfamare il mondo con le zebre o con i coccodrilli, quindi lo stiamo facendo giusto per dimostrare quello che in altri paesi si mangia. Penso entro il 15 di agosto ritorna il Croco Burger. Nel frattempo abbiamo pensato anche a un'altra carne esotica, giusto sempre per far vedere un po' cosa c'è anche di locale, anche che si trova in Zimbabwe, in tutto il Sudafrica, non solamente in Zimbabwe. Sono carni che qui vengono definite esotiche, in Zimbabwe sono carni normali. Normali però non che tutti i giorni a tavola uno mangia coccodrillo o zebra, è come in Italia il cinghiale o il capriolo. Coccodrillo o zebra, cosa dobbiamo aspettarci adesso? Potrei anticiparvi forse il famoso burger della festa nazionale dello Zimbabwe, che sarà il Safari Burger, quindi non dico altro. Tu in mente qualche protesta animalista? Al momento no. Però siamo pronti a rispondere a tutte le domande, anche perché non vedo nulla di strano, cioè il rispetto alla natura c'è, sono carni, sono animali di allevamento, non c'è nulla di strano, cioè come si alleva qua la mucca, il maiale o il pollo o il suino nero, alla fine un cinghiale, e quindi in Zimbabwe come altre parti in Africa si allevano animali che qua sono visti come cartoni animati. Lo stesso anche una zebra, cioè viene vista in un modo simpatico nei film di Walt Disney, ma alla fine la zebra comunque non è che sia un animalone da tenere in casa. A parte il fatto di essere il leone più famoso dell'Africa, non dallo Zimbabwe ma dall'Africa, il leone con la cresta nera, quindi era protetto sotto studi anche, e quindi rappresentava un'icona, era un'icona dello Zimbabwe. È stato assassinato, è stato ucciso con una freccia, lasciato soffrire per 40 ore, poi sparato, poi tagliata la testa. Quindi tutte queste cose qua uno dice vabbè, ma allora voi comunque macellate anche gli zebra. Ma non possiamo ragionare così, cioè sono due cose totalmente diverse. Quindi questo è un leone che è stato assassinato, i leoni sono protetti, bisogna un po' aprirsi mentalmente e accettare un po' anche quello che le altre culture hanno e non pensare solamente che perché qui a casa mangio gli spaghetti allora tutti devono mangiare gli spaghetti, perché sennò non è normale, è anormale. Andiamo a vedere i formaggi coi vermi o il sangue di maiale, cioè no, il sangue di maiale, per dire, se lo diciamo a una persona in Zimbabwe, cioè schifata, anche perché comunque per un cristiano è la parte più impura dell'animale, è il sangue. You welcome to Zimbabwe, come and eat the burger, the zebra burger. Today is today's special.